5 cose assurde che mi è capitato di vedere vivendo qui in Giappone. Cose che nessuno crederebbe se non ve le facessi vedere o non ve le raccontassi io. Volete sapere quali? Dopo la sigla. Benvenuti sul mio canale, Mirko, programmatore di videogiochi, vivo in Giappone, bla 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 bla. Arriviamo subito al punto, perché non me vado a dire il giversi, ah, che annoio dopo, dai, lasciamo stare. Quali sono queste 5 cose assurde che mi è capitato di vedere qui in Giappone? La prima, partiamo subito, la spazzatura. Direte voi, perché in Giappone c'hanno problemi di spazzatura, non me l'ha mai detto nessuno. Allora, partiamo subito col dire che non è che abbiano problemi con la spazzatura a livelli mostruosi o che c'è spazzatura in giro. In alcune parti sì. Però ci sono altri tipi di problemi con la spazzatura, ad esempio laghi pieni di rifiuti, perché chi va a fare ritiri per svuota cantine eccetera eccetera, poi buttano tutto dentro i laghi, fiumi eccetera, e quindi tu ti trovi laghi, ogni tanto spunta un frigorifero, che ne so, qualsiasi altra cosa, un registratore, addirittura ho visto un VHS buttato lì così una volta. Ste cosine qui, niente di particolare. Non mi credete? Beh, eccovi una foto, una prova. Io trovai un bel materasso lì. Se cioè, eri stanco, ti mettevi lì, aspettavi l'autobus alla fermata dell'autobus. Quindi, niente di più comodo. Poi era anche zozzo, vedete, ci stanno delle macchie, non so di che cosa sono. Non vorrei neanche scoprirlo, sinceramente. Quindi va bene così, rimango così. Questa è una foto fatta da me e c'è anche un'altra cosa per prova, per riprova. No, dice, questo lo sa dire cavolate. No, non lo sa dire cavolate. Anche un bel ventilatore buttato al ciglio della strada. Non ci facciamo mancare niente. I giapponesi sono zozzi? No. Il Giappone è un paese zozzo? No. È più pulito dell'Italia? Sì. È più pulito dell'Italia? Sì. Però ci sono anche delle cosine anche qui, diciamocelo. Assurdità numero 2. Una volta, mentre andavo a correre, sì, non si vede, ma non sono neanche tanto atletico, andavo a fare questa corsette pomeridiane, su, serali pomeridiane. Giravo intorno a questo fiume, mentre una sera, mentre giravo, facevo questo giretto, questa corsetta intorno a questo fiume, mi ritrovo la polizia, vigili del fuoco, eccetera, che hanno pescato un tizio morto dal fiume. Voi direte, ma perché? Non lo so, non si sa. Fatto sta che nei giorni seguenti non ho visto nessuna notizia né sui telegiornali né sui media locali né sui giornali locali, quindi non so che cosa sia successo, però io il tizio morto ripescato dal fiume l'ho visto. E confrontandomi con altre persone, anche giapponesi, mi hanno detto che soprattutto nella zona di Kawaguchi, che è a Saitama, è abbastanza frequente che si ripeschino morti dal fiume. Non si sa per quale strane ragioni, però ci sono. Quindi facciamoceli andar bene. I morti dal fiume, i morti. Assurdità numero 3. Allora, questa è una cosa molto comune tra le dicerie che si dicono sul Giappone, dove si fanno tanti straordinari, eccetera. E volete sapere una cosa? Sono tutte vere. Nel periodo in cui io lavoravo come consulente, come venditore in quel centro commerciale, per chi non ha visto il video ve lo lascio in descrizione, per chi non sa come io ci sono arrivato qua ci sta il video in descrizione, percorso che ho fatto, c'è sta il video in descrizione. Che cosa succede? Ero lì a lavorare, a quanto mi vedo un tizio, boom, va giù proprio diretto, proprio un po' di chiede pure permesso, per favore. Che succede? Io lì per lì rimango un attimino esterrefatto, dico, ma che perché questo è accaduto così? Che cosa è successo? Me lo vedo davanti così. Lì per lì vi dico, io sono rimasto un attimino così. Che cosa succede? Arrivano i colleghi e tutti, che cosa è successo? Che cosa è successo? Ma nessuno, cioè, andava lì e lo prendeva, cioè, era palesemente svenuto, era svenuto, ragazzi. E io sono andato lì, l'ho preso in braccio praticamente, me lo sono abbraccicato, me lo sono portato nella sala ristoro e abbiamo cercato di rianimarlo. Ma lì per lì la gente che diceva, vedi, quando lavori troppo, ho capito, tu deficiente, però lavori tanto pure tu, perché ho visto pure io. Cioè, la gente che si sentiva cosa della fa paternale a quello poverino, che magari prendeva una miseria, perché chi lavora, chi fa quel tipo di lavoro,
anche a full time prende una miseria, perché diciamo ce lo prende una miseria, basta, statece, rispetto a chi fa altri tipi di lavori. Quindi se fa il venditore non c'è andato a fare i venditori, perché piade una miseria, basta, fidatevi. E quindi questa è un'assurdità che mi è capitata di vedere una persona. Io ho lavorato anche in Media World in Italia e non mi è mai capitato di vedere nessuno che piglia mi crollava davanti così. Ma abbastanza scioccato questo fatto qui. Quando sono tornato a casa ci ripensavo, dico ma perché? Poi nei giorni seguenti, quando poi è tornato al lavoro, perché gli hanno dato un giorno di ferie, dopo 2 giorni stava di nuovo al lavoro, non era nel mio reparto e quindi ho cercato comunque però di dargli una mano. Quindi andavo da lui, se ti serve qualcosa ci sono, non ti preoccupare, eccetera 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 eccetera. Quindi succedono ste cose. Fatto numero 4. Scoppiati di mente al Matsumoto Kyoshi. Allora, prima cosa, che cos'è il Matsumoto Kyoshi? È un drugstore, qualsiasi cosa. La PIM in Italia, io vicino da me c'era la PIM, dove andare a comprare detersivi, così, nelle varie. Qui che cosa succede? Io entro, questo è successo, ripetiamo, se ve lo dico, questo è successo qualche giorno fa, una settimana scorsa, di quando ho registrato sto video, che siamo a marzo. Che cosa succede? Che entro dentro sto supermercato, sto drugstore, e a un certo punto comincio a sentire casino. Dico che cavolo, che roba è? Boom, 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 boom. Dico, praticamente mi vado a girare e vedo un tizio che lanciava cose. Sì, questo tizio lanciava cose, gli voleva lanciare cose. Poi piglia la mano, comincia a far così, sparecchia tutto, la scaffalatura, tira giù tutta roba, mi guarda, mi fa così, tutto sorridente, dai che va in giro, butta giù cose. Io dico, vabbè, avrà bevuto pesante. Però quando poi dovevo prendere qualcosa che stava vicino a sto tizio qui e mi sono avvicinato, non sentivo puzza di alcol. E quindi dico, forse è una malattia. Malattie penso quali Parkinson, Corea, c'è una malattia che ti fa perdere l'equilibrio. Però non so quanto sia continua, io gente con il Parkinson l'ho vista negli anni e sto tizio qui mi sembrava molto, che accentuava molto quello che stava facendo. La fase più bella di tutta sta storia è stata quando vado per pagare, me lo ritrovo davanti, che mi passa davanti, va in cassa. Per tirare fuori il portafoglio dalla tasca lo prende e lo lancia in testa a un vecchio davanti che stava lì praticamente, stava a mettere le cose dentro la bustina, gli arriva praticamente sto portafoglio in testa e il vecchio si gira e comincia praticamente a fare le cose da vecchi giapponesi, a insultare, a fare, stavano quasi venendo alle mani, ma cioè anche lì, questo ci fa o ci è, ma lascio stavattene, basta, finisce là. Insomma, io sono uscito dal negozio che ridevo come un matto perché ho passato un'esperienza divertentissima. Vedo quelli del negozio impanicati che correvano, che tra parentesi io ero entrato a chiedere una medicina, un antistaminico per i pollini, che qui fa schifo il coso delle pollini, qui è un casino. E vedevo sto tizio, gli ho detto alla commessa, gli ho detto guarda che ci sta quello che sta a fare un po' di casino. E mi ha detto guarda scusami un attimo, vado a chiamare un attimino il superiore. Andare a chiamare il superiore non ha fatto nient'altro che andargli vicino e se lo guardava. Quindi la cosa è finita lì. Maniaci sul treno, sì, quinta, non ultima per importanza, i maniaci sul treno. Dice, ci stanno i maniaci sul treno? Sì, se ci sono le carrozze specifiche per le femmine sui treni, beh, ci stanno i maniaci sul treno. Quindi non è solo fantasia sui manga, eccetera, eccetera, ci sono i maniaci sul treno. Tu, Mirko, l'hai mai visti? Sì, io vi posso lasciare un video del tizio che si stava guardando un giornaletto zozzetto sul treno, piegato così, mentre l'ora di punta c'era. Sto tizio stava abbastanza in mezzo, dir che mi sono ammazzato dalle risate, io ho fatto un bel video, dico ma che senso c'ha sto tizio qui? E mi è capitata tante cose negli anni, vedere gente vecchi che toccavano a destra e a sinistra ragazze e una ragazza, perché anche di quello stiamo parlando, una ragazza che dai col sedere spingeva sulla torre, diciamo così. Che cosa succedeva? Io ho preso e mi sono uscito alla stazione dopo perché... Perché? Perché se poco male quella comincia a gridare, colpa poi dopo mia. Io invece faccio tutto per staccarmi, ho fatto il salto e me ne sono andato. Però ovviamente è una cosa un pochino... Fatemi sapere se vi sono piaciuti queste 5 assurdità che mi sono capitate di vedere, che mi è capitato di vedere qui in Giappone.
Se volete saperne altre, perché da raccontarci ne ho tante, se volete saperne altre scrivetemelo nei commenti, farò un altro video. E niente, mi raccomando, like, iscrizione al canale, campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!